Maria, 20, Milan Gaia, 23, Paleo Zoe, 24, Tomei Melissa, 26, Mariani Elisa, 27, Pozzecco Leonora, 6, Di Blas Denise, 7, Stella Debora, 9, Devoto Flavia, 10, Liuzzi Aurora, 17, Perin Caterina, 19, Gianesin Nicole, 21, Dieude Caterina, 36, Fontana Marica. Per il Cesena stanno entrando in campo col numero 6 Carlini Martina, col numero 7 Casadei Elena, 9 Costi Fabiana, 10 Petranie Leonora, 11 Pignagnoli Alice, 14 Portarelli Maddalena, 21 Belletti Marica, 22 Cuciniello Paola, 29 Papaleo Francesca, 30 Pastore Sara, 26 Bisocchi Beatrice, 27 Simone Leonora, 28 Yorkiu Tatiana. Stanno di Venezia e come assistenti Marco Marchesin di Rovigo e Alberto Callovi di San Sorgere Cori e altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprima correttezza anti. Sembra uno schema, il cross nel mezzo, la palla che arriva, bello il colpo di testa a liberare della difesa di casa, ma la palla ancora in possesso degli ospiti, se ne va però Porcarelli che riesce a conquistare palla, se ne va sulla destra, bellissima l'azione di Porcarelli, punta il centro, è libera nel mezzo, il tiro del 29, Papaleo un po' accartocciato, che però perde ancora la palla e c'è il rilancio lungo in profondità. L'attaccante rincorso da Pastore, il tiro alto però. Petralia adesso si gira benissimo, tocca per Del Francia, in profondità per Porcarelli, sempre sulla fascia destra. Ancora Porcarelli, sempre Porcarelli sulla fascia sinistra. Bello il cross, trova Beleffi, ancora Beleffi. No. Ah no, l'arbitro interviene, la dirotta per la formazione ospite. C'è il cross in mezzo, il pericolo per la formazione invece di... Tutto pronto, alza il braccio per la chiamata sicuramente di uno schema, palla lunga, interviene Pignagnoli e afferra saldamente la sfera. Ancora per Montes de Oca l'1-2, sempre sulla fascia sinistra, ancora Casadei punta il centro, il cross rimpallato e Berretta non riesce a guardare la sfera nel primo tentativo, ce la fa al secondo, però sfoderà il ritiro e gira ancora sulla destra per Cuciniello, Cuciniello ancora per Belleffi, bello il cross in mezzo, non riesce a intervenire Porcarelli, un centrocampista del Tavagnacco, il cross nel mezzo è sola con Goli e non riesce, linea dell'area, provi il tiro, Pignagnoli controlla in due tempi del primo tempo, sempre 0-0, il contrasto ora sulla destra, se ne va ora il Tavagnacco, ancora il Tavagnacco cerca di affrontare il tiro, rilancio lungo per Abuzian che cerca un compagno, trova Donda che prova il tiro, facile la parata di Pignagnoli, 23 Caneo che gioca subito per una compagna, il cross nel mezzo, il contrasto, il tiro e la palla. Ora dalla bandierina mi sembra il numero 3 Donda, il cross nel mezzo, basso, cerca l'esterno, il palla ancora però in possesso della formazione gialla-blu, c'è Donda, ora Cuciniello non la vede, ancora Donda, prova il tiro, la palla fuori. Donda il numero 3 ospite, diciamo così, ha provato il tiro e proprio in questo istante l'arbitro decreta la fine del primo tempo, tutto pronto e con Goli proprio che batte il cross nel mezzo, non troppo alto, palla controllata, tutto regolare secondo l'arbitro, forse ancora Milano, il cross in mezzo, la rovesciata che trova il numero, cioè Milan libera che reclama palla sulla fascia destra, il tocco per Donda, ancora Donda di sinistro, il rilancio in avanti in profondità, bella la palla ma interviene Pignagnoli. Non era scesa subito in campo per qualche problema e ora però viene ripresentato, bello il tocco di Papaleo per Porcarelli, ancora Porcarelli all'interno per Giorgio, per Montes de Oca, provi il tiro, Montes de Oca diventa un rimpallo e Giorgio che se ne incarica, palla molto alta sul secondo palo, il portiere a palla scivola e adesso è Giorgio che cerca di postare un'azione offensiva, la palla arriva a Elena Casadei, se ne va sulla sinistra, si invola, ancora Casadei, punta verso il centro, ancora Casadei, fa fuori tre giocatrici, ancora Milan sulla fascia destra,
guarda il compagno, il rilancio lungo e esce Pompignoli, ma la palla che rimane lì e deve metterci una, ancora che però prosegue per Abuzian, vero catalizzatore degli attaccanti del Tavagnacco, e con Goli che prova il tiro adesso, ancora Beleffi che cerca Montes de Oca, pallone che arriva invece a Casadei, ancora Casadei cerca il movimento della compagna, trova Porcarelli sulla fascia sinistra affrontata da Donda, ancora Porcarelli cerca la sovrapposizione Casadei, ma Porcarelli la mette in mezzo della difesa ospite, e ancora Giorgio che rilancia in avanti, esce il portiere di casa, il tocco, c'è il fuorigioco, però è proprio con Goli che provi il tiro, facile la parata di Pignagnoli. Era Beleffi, ancora Beleffi, Beleffi avanza, poi prova il tocco sulla sinistra per Papaleo. Ancora Papaleo che cerca di sfondare una serie di finte, il cross nel mezzo, la palla che rimane lì, la palla che rimane lì, nessuno intende. La palla che rimane lì, nessuno interviene, forse una mano di un difensore. Il calcio di punizione di Ferrin, bella la palla messa in mezzo, il tocco di Simei, ancora Zani che non riesce a rinviare, la palla che rimane lì al limite, provi il tiro e la palla che sfila. Il rilancio nel mezzo, una palla che gira, la palla che rimane lì, provi il tiro Papaleo, rimpallato, e in questo istante l'arbitro decreta la fine dell'incontro. 0-0 tra Cesena e Tavagnacco, uno 0-0 che ci può stare visto...